prima cosa ti spiego un attimo come funziona il radar. Nella teoria, allora, questo è il, te lo faccio in tre dimensioni. Questo è il tuo aeroplanino, ok? E questo è il cono del radar, che in realtà io adesso te lo faccio quadrato, ma in realtà è un cono. Ok? E adesso lo andiamo a comparare con quello che si vede. Voilà, una laurea in architettura mi è servita. Sto immaginando un F-18 al drive-in. Quindi questa sostanzialmente è, qui l'ho fatto quadrato, ma è il cono del tuo radar, quello che vede il tuo Ok. radar è tondo. Tu No, nello schermino del radar, Sì. tu vedi le immagini dall'alto in basso, ok? Sì. Quindi tu hai un aeroplanino qui, nello schermo del radar, vedi il tuo dot qui, ipotesi, no? È come se tu vedessi dall'alto in basso quello che sta succedendo, no? Allora, andiamo a vedere com'è fatto il radar, che cosa c'è. Allora, andiamo in aria aria. Quando sei in aria aria, il cursore si può muovere, quindi ti dovrai, Sì. il TDC throttle designator control si muove. Esatto. Allora, la prima cosa che vedi che si muove è il cursore giallo. Allora, lo muovi col TDC e qui vedi due indicazioni. In pratica tu vedi 2D, ma devi rappresentare qualcosa che è in 3D, no? Sì. Quindi tu hai due numeri, 21 e in questo caso 8. Che cosa significa 21 e 8? Significa che lui sta guardando in questa posizione del cursore, quindi se questo è a 80 miglia, quindi la distanza in cui stai guardando adesso la cambi con questi due tasti. Quindi in questo momento, se questo è 80, tutto è 80, quindi questi sono 20, 40, fai 50. In questo momento il tuo cursore è a 50 miglia. E in elevazione tu vedi una porzione di cielo che va tra i 21.000 piedi e gli 8.000 piedi. Andandolo a vedere nella lavagna, tu immagina che hai, questi sono le 80 miglia, queste sono le 50 miglia che vedevamo prima perché il tuo cursore è in questa posizione. Che cosa significa? Che tu stai guardando una porzione di cielo che va da qui a qui e corrisponde ai numeri di prima che erano, cos'erano, 21 ipotesi, e 8. 21 miglia, 21.000 piedi, scusa, 21.000 piedi e 8.000 piedi. No? Capito? Ricordati, questo è un cono. Quindi cosa succede? Succede che se io sposto il cursore indietro, la porzione di cielo che vedo cambia. Sì, No? Si è ridotta, sono più piccolo. è più piccola. Quindi da 18.000 piedi a 12.000 piedi, che se andiamo, se andiamo qua, spostando il cursore indietro, no? Adesso cosa abbiamo visto?
qual era i dati, cos'erano 12, ipotesi 12 e 15, no? Ipotizziamo. Quindi spostando il cursore si riduce la porzione di cielo, perché essendo questo, sempre qui adesso l'ho disegnato come una piramide, ma in realtà è un cono, no? Tu vedi una porzione di cielo minore, ok? Ok. Quindi già automaticamente muovendo il cursore senza selezionare niente, se non so, lo porto il cursore a metà, quindi diventano 40 miglia. Se a 50 miglia c'è in contatto, non lo vedrò. No, tu lo vedi. Allora, queste sono onde, impulsi elettromagnetici che si propagano nel cielo. Questi si propagano all'infinito, è semplicemente lo schermo che è impostato per farti vedere una determinata porzione di cielo. No, Ok? nel senso, tu dicevi giustamente, spostando il cursore insomma, in centro, diventa 40 miglia. Sì, no, se tu sposti. Se tu sposti il cursore dietro. Ipotesi, qui c'è un contatto. Allora, qui c'è un contatto, vedi, qui è 24, a 20.000 piedi. Tu Sì. lo vedi a 20.000 piedi, no? Perché è tra 24 e 6. Sì. Ci sei? Se tu lo sposti indietro, tu continuerai a vederlo, perché tu sai, lui è in questa posizione qui, no? Quindi se a 20.000 piedi lo vedi, continuerai a vederlo lo stesso, perché lui rimane in questa posizione qui e i tuoi impulsi, la tua onda elettromagnetica qui ci arriva lo stesso. E qui ti indica, però se lui viene avanti e rimane alla stessa altitudine, ok? A 20.000 piedi e arriva qui e tu tieni l'alzo dell'antenna uguale, diciamo che in questa posizione non lo vedi, per quale motivo? Ah, ok, posso usare il cursore come una sorta di previsione di capire in funzione dove si troverà sul Il mio cursore ti fa cono. capire, essendo, cerca di trasmetterti in modo su uno schermo bidimensionale qualcosa che è in tre dimensioni. Ho capito. Cioè, Quindi, non è esatto, solo per selezionare la traccia del radar, è dire anche se io tra. Se lui sta. So, se siamo hot tra 5 miglia, come faccio a sapere che sarà ancora nel mio cono? Allora devo regolarmi in funzione col cursore, posso anticipare quella cosa lì e sì, capire come regolare il cono. in realtà io quello che voglio farti capire è questo, che tu magari hai il tuo contatto, qui è tra 21 e 8, il tuo contatto ha 18.000 piedi, ok? Allora, tu immagina che in il cielo, tu stai guardando, sei in una posizione bassa, stai guardando una porzione di cielo più alta, se lui rimane lì, no? Se rimane alla stessa altitudine, se il tuo contatto viene qua, è in una porzione di cielo in cui il cono del tuo radar non sta guardando. Quindi non lo vedi, no? Esatto, scompare. Esatto, quei due numeri ti vogliono semplicemente fare capire ad una determinata distanza quanta porzione di cielo in elevazione puoi vedere in quel momento. Ho capito. Ok? A questo punto tu ti chiederai come faccio a vedere quella porzione di cielo che non posso vedere lì se so che lui è a 20.000 piedi. Modificherò l'apertura del radar. O Modifichi, l'alzo. diciamo, l'apertura del radar in alzato. Dopo ti andrai a vedere quali sono i tasti. Ci sono due tasti che ti. Oppure un asse del joystick, di quello che vuoi, che ti permettono di
di muovere l'alzo dell'antenna e ti viene rappresentato da questa freccina. Mm-hmm. Vedi, posso spostare in alto e vedi che cambiano i numeri. Li vedo da 88.000 piedi a 80. Oppure la posso abbassare e vedo da 7 a 0. Mm-hmm. Ti può anche indicare dei numeri negativi, che significa che stai guardando direttamente al suolo. Okay. Se io vado a mettere il mio cursore qua e alzo l'antenna, che so, io in questo momento vedo tra 8.000 piedi, meno 7.000 piedi, diciamo che non significa niente. Tu, ma quello cosa fa? Filtra automaticamente il terreno, vedo che non ti ritorna niente anche se guardi sotto. Vedi che comparso dopo 80. Ok, tu scompare. Vabbè, adesso andiamo con ordine. Comunque, hai capito il concetto, no? Sì. Anche se è meno 4, semplicemente perché ti dice quanto misura il tuo cono. Ti dice quanto è alto il terreno. Ah, no, certo. Okay? Cioè, è l'inclinazione del... Sì, l'inclinazione del... Il cono. Come se fosse un fascio di luce e la torcia che punta verso il basso. Esatto, come una torcia elettrica nel buio. Tu la puoi puntare in alto, in basso, no? Certo. Puoi fare un'altra cosa, però. Tu vedi questo numerino qui. Cos'è? 2B significa 2 barre, cioè guarda, ad ogni spazzata cosa succede a questo cursorino qui? Si alza e si abbassa. Ah, ok. Perché il fascio dell'antenna scorge un determinato angolo di cielo, no? In elevazione, una determinata apertura. Ovviamente per vederne di più, ad ogni spazzata si alza di una tacca, quindi fa questa cosa qui, guarda. In pratica cosa fa il radar? Tu immagina che lo stiamo guardando di fronte. Sì. Fa una spazzata. Allora, tu hai il tuo cursorino che è qui, no? Il radar cosa fa? Fa una spazzata, tac. Arriva nell'altro angolo, poi si abbassa di una tacca e fa una spazzata di un angolo più basso. In questo modo ti permette di vedere una porzione di cielo innalzato più ampia. Ci sei? Sì. E quindi lo vedi prima qui e poi dopo vedi che fa lo scattino qua. Significa che prima è qua, poi si abbassa di una tacca e spazza un altro angolo di cielo. Nel frattempo però ha tenuto in memoria la parte di cielo più alto. Quindi se noi andiamo a vedere, qui tu vedi, fai una spazzata, poi si alza, fa un'altra spazzata e si abbassa. In questo modo puoi vedere una porzione di cielo più ampia. Noi cosa possiamo come fare? È come se io inclinassi leggermente una volta in alto e una volta in basso la torcia. Esatto, per esatto, vedere per poter scansionare una zona più ampia di cielo. Mm-hmm. Cosa puoi fare? Qui, in questo caso, abbiamo 2 barre. Puoi dargliene 4 di barre. Guarda, vedi, hai visto cosa è successo? Allora, torniamo a 2 barre. 2 barre, 12 meno 3. Andiamo a 4 barre. Vedi che è diventato 28 e meno 19? Mm-hmm. 4 barre, abbiamo aumentato l'ampiezza. Guarda qui, si muove 1, tac, 1, 2, esatto, prima tornavo su, adesso invece continuo. Poi torna su, 1, 2, 3 e 4, in basso, e poi torna su. Ti capì? Sì, quindi sto giochino qua lo fa solo verso il basso. Sì, adesso stiamo andando una cosa per volta. Cioè, lo fa aprendosi, quindi se tu prima vedevi questa porzione di cielo qui, con 2 barre, ipotesi, con 4 barre aumenti. Quindi ne vedi un pelino in più in alto e un pelino in più in basso. Mm-hmm, ho capito. Ovviamente se tu hai una determinata apertura, facciamo l'ipotesi che questa è un'apertura di 80 gradi, no? Mm-hmm. Se hanno una determinata apertura, se prima ci metteva 3 secondi a scansionare questa parte di cielo, adesso
con 4 barre ce ne mette il doppio, 6 secondi a scansionare questa parte di cielo, quindi aggiorna di meno i vari contatti che tu vedi, con una minore frequenza i vari contatti che vedi. Mm-hmm. Hai capito? Sì, perché ci mette di più per tornare nello stesso punto. Esatto. E quindi abbiamo visto in verticale come funziona, no? Però se parliamo di un contatto che magari compare solo nella porzione più, diciamo, in alto, ma se il contatto, non so, è in centro e viene sempre colpito dal fascio, in teoria sì, si aggiorna diciamo ogni che volta. Se è al centro, te non, cioè, metti che è esattamente la tua stessa altezza, ti cambia niente. Non ti cambia praticamente niente, no? Cioè sul bordo invece comparirà una sul volta bordo, ogni ovviamente, 4. Aumentando e abbassando, o aumentando la scansione, o alzando e abbassando il cono del radar, avrai la possibilità di scoprire o meno un contatto. Mm-hmm. No? Quindi questa cosa la puoi fare a 4 barre, la puoi fare a 6 barre, vedi 43, 36, quanta porzione di cielo si vede. Mm-hmm. Lo puoi fare a una barra, in questo caso con una barra, vedi, è dritto dritto davanti a te, vedi delle porzioni di cielo abbastanza piccole. Ah, cazzo, passing waypoint 2 at 25,000. Pilota. E stiamo virando, su, non ci andiamo in contro perché non vogliamo farci abbattere. Oltre a questo, adesso torniamo al discorso 4 barre, abbiamo detto che si può regolare anche in ampiezza. Ed è questo tasto qui. Okay. In questo caso è a 140 gradi. Questo rappresenta 140 gradi. Ti faccio subito una domanda proprio importante. Dimmi. Il radar che adesso tu vedi nell'MFD di destra, posso metterlo anche a sinistra? Certo. Ok, perfetto. Perché mi ricordo che alcune cose non andavano a sinistra. Vabbè, comunque adesso stiamo parlando in teoria, no? Sì. 140 gradi. Minimo 20 gradi, vedi. Però poi 40 gradi aumenta la spazzata, 60 gradi ancora più grande, 80 gradi sempre più grande e ritorniamo nella situazione di partenza in cui 140. Ovviamente cosa succede? 140 gradi ci mette 1, 2, 3, 4 secondi a fare una spazzata. 20 gradi meno di un secondo a fare una spazzata. Mm-hmm. 40 gradi un pochino di più, 60 gradi sempre di più, 80 gradi ancora di più. È simile al discorso del 2B, 3B. È simile al discorso delle 2 barre, 3, 2 barre, 6 barre, quello che è. Okay. Quindi ci metterà sempre di più ad aggiornare il suo. Guarda, vedi adesso quanto ci mette. Questo sparisce, quando torna lo rivede. Se adesso lo mettiamo a 40, vedi che lo aggiorna in continuazione. Uh-huh. E questo è. Quindi abbiamo, sai che questo e questo aumenta la porzione di cielo che puoi vedere sullo schermo in pianta, diciamo. Il cursore ti indica con i due numeretti la porzione di cielo che puoi vedere in elevazione. Puoi aumentare le barre e vedi una maggiore porzione di cielo in elevazione. Puoi alzare e abbassare il cono del radar. In teoria, ma adesso ancora non lo fa l'F-18, quando tu sposti, per esempio, sei in questa situazione e vedi che fa la spazzata al centro, se tu, nella realtà, se tu sposti il cursore da qua, questa spazzata qui rimane sempre al centro del cursore, quindi anche questa si dovrebbe muovere. Ah, ok. Adesso, non so se non sono capace di farlo io, e non ho capito come farlo, però questo dovrebbe essere in teoria il comportamento, cioè...
cioè che a livello verticale non segue il, però invece a livello orizzontale sì, lo segue. Sì, segue sempre il centro del cursore, quindi il centro del tuo cono, no, l'asse del tuo cono è sempre sul cursore. In questo caso no, non so per quale motivo. C'è stato un periodo in cui lo faceva, però adesso no. Ci sarà una serie di patch fa, però è durato una settimana, poi dopo c'erano dei bug, vabbè. Capito? Sì. Quindi hai capito anche, insomma, il concetto che c'è alla base, no? Sì. Ok. Quindi il discorso che abbiamo fatto adesso dell'aumentare l'apertura, tu non fai altro che allargare in questo senso, no? Mm-hmm. Cos'altro puoi fare col radar? Adesso non puoi cambiare la modalità, quindi sei sempre in modalità ricerca, ranging while scan. Mm-hmm. Cosa puoi fare? Puoi cambiare le frequenze. Cioè, allora, questo è un radar Doppler, manda degli impulsi. L'effetto Doppler cos'è? È quello della, tu che sei pompiere, quella della sirena. Sirena dei pompieri, no? Esatto. Più è lontana, il suono è grave, più è vicina e il suono è acuto. In base da quanto è acuto il suono, tu riesci bene o male a capire anche quanto è lontana. Sì. No? La stessa cosa fa un radar Doppler. Lui lancia un impulso, quando legge il ritorno, legge la lunghezza d'onda. A seconda di quanto è lunga l'onda di ritorno, lui capisce quanto è lontano. Non guarda il tempo che ci mette a tornare indietro l'onda. No. Quanto è lunga l'onda. Ho capito. Questo qui ti permette di cambiare, questo tastino, ti permette di cambiare la frequenza di quest'onda. Alta frequenza, media frequenza e intervallato, un'onda alta, un'onda media, un'onda alta, un'onda media. Che cosa serve? Allora, siamo battuti. Sarà per il concetto di rifrazione e compagnia bella, immagino, no? No, non c'entro cazzo, però no. In pratica ti permette di capire, aspetta che scegliamo un altro aereo un po' più sicuro. No, okay. Questo. No, in pratica quello ti permette di capire se sono di inseguire, allora, con le frequenze alte, se non ricordo male, tu hai la possibilità di seguire meglio bersagli in allontanamento. Okay. Con frequenze medie, bersagli in avvicinamento. Quindi se tu sai che stai inseguendo qualcosa, puoi utilizzare per avere un ritorno migliore frequenze alte. Se sai che invece il bersaglio ti sta venendo incontro, allora riesci a individuarlo meglio con frequenze medie. Ok? Mm-hmm. Intervallo un po' l'uno, un po' l'altro. Una frequenza media e una frequenza alta. Quindi quello che ho detto prima potrebbe o anche essere viceversa. Comunque hai capito il concetto, no? Sì. Ok. Cioè, quindi il concetto comunque si tratta sul fatto che il bersaglio si stia avvicinando o allontanando da me. Sì. Quindi può essere giusto dire, se l'AVAX mi dà un hot lo metterò su medium, sì. Se l'AVAX mi dà un flanking lo metterò su intervallato. No, non è proprio così. Intervallato non significa flanking, significa semplicemente che tu un po' uno, un po' l'altro, perché
se non sai quali contatti se ne vanno e quali tornano, oppure se questo vira, per non stare lì a switchare ogni volta, lo fai una volta uno, una volta l'altro. Certo. Capito? Sì. Allora, quindi ti ho spiegato come funziona il cursore, che cosa significano i numeretti. E ti ho spiegato quello degli intervalli. Allora, tu puoi fare una cosa: a seconda dell'arma che usi, puoi utilizzare un'impostazione del radar. Per esempio, tu puoi dire: guarda, io con i 120 in questo caso preferisco avere 6 barre. Ovviamente 6 barre sono tante, quindi riduco l'ampiezza della spazzata. Allora, per il mio tipo di missione che voglio fare adesso, ho l'AWACS che mi dà le indicazioni, sto facendo intercettazione e adesso io utilizzo ipotesi 6 barre e 80 gradi. Se voglio che avere sempre questa ogni volta che scelgo quest'arma, non faccio altro che premere set e memorizza questa impostazione. Quindi per esempio, se adesso vado a mettere gli AM7, vedi che è tornata un'impostazione diversa. Certo. Se adesso rimetto i 120, vedi, è ritornata 6 barre e 80 in automatico. Ok? Ok. E ti memorizza. I 120 sono dei Fox 1, no? Dei semiattivi. No, i 120 sono Fox 3. Sono dei radioattivi. Gli AM7 invece sono i Fox One. Ok. Allora, quindi vedi, il set cosa ti memorizza? Questo dato e anche questo. Okay. Beh, immagino anche l'ampiezza, o quello rimane invariato? No, anche l'ampiezza. Questo dato, questo dato e questo dato. Ok, questi tre dati, ok. Okay. Sì. Poi anche modificare una cosa che è abbastanza interessante, che è il tempo in cui rimane il contatto sullo schermo, che è 4 secondi, 8 secondi o 16 secondi. Cosa significa? Che per esempio, se tu lo imposti su 4 secondi, ogni volta che tu vedi un blip sul radar, questo rimane per 4 secondi, poi sparisce e deve essere riaggiornato dalla spazzata. Okay. Quindi se hai una spazzata ampia, magari ti conviene tenerlo a 8 secondi o addirittura a 16 secondi e ti rimane il contatto, il blip, per 16 secondi sullo schermo prima di sparire, e nel frattempo tende a fare una cosa che si chiama fade, cioè diventa sempre più meno intenso per farti capire che sta per sparire. Sì. Ovviamente ogni volta che la spazzata lo ritrova, riaccende. Lo riaccende, diciamo. Vedi? Sì, è più cosa è luminoso, successo adesso? Mamma, hai visto che non sono moltiplicati i contatti in questo momento, lo vedi qua in alto? Sì. Praticamente tiene in memoria il contatto di prima, mette i nuovi blip, intanto gli altri stanno facendo il fade. Cosa ti fa? Ti fa capire la direzione che sta avendo questo contatto rispetto a te. Ok? Sì. Quindi in quel momento si stava avvicinando, quindi il fade era più lontano e quello nuovo era più vicino. Quindi tu cosa capisci? Si sta avvicinando. Sì, scusa, la 301, 300 è la mia prova attuale. Sì, esatto, sì. Ok. Questa è la tua prova. Poi puoi fare vari livelli di declutter, cioè per esempio in questo caso senza nessun tipo di declutter puoi vedere anche il tuo orizzonte artificiale rispetto rispetto al tuo velocity vector, oppure lo puoi far sparire. Ok. Questo attraverso la pagina data. Poi puoi anche far evidenziare il bra oppure no. Quindi questo è il bearing range del tuo cursore. Vedi, questo è il tuo cursore in questo momento.
sta guardando rispetto a te, tutto, ovviamente non ci stiamo muovendo, 250-249 a 24 miglia, e quindi corrisponde perché... Quindi può essere comodo eventualmente per segnalare contatti a qualcun esatto, altro. Se lo, metti verso... se lo metti a 30 miglia... Ok? Sì. Queste cose non sono ancora implementate, onestamente ancora non le conosco. Sono un po'... Questo radar è un pochino più... più moderno di quello che ero abituato a vedere. Ha molte più funzioni. Togli data... Queste cose che metti su data rimangono nella memoria attuale e lo puoi rimodificare riboxando qua. Ok? LTWS te lo spiegherò quando lo saranno attive, perché adesso sono tutte le funzioni che non sono attive. Questo non è, può cambiare il canale della frequenza del radar e basta, le cose principali. Mod ancora non funziona perché ti permette di andare in tracking wide scan e altre funzioni, ma ancora non funziona. Cosa vuol dire, cioè, che cambio il canale del radar? Cosa mi cambia? Per esempio, se adesso sei su un tipo di frequenza in banda X, puoi andare in banda X più 1, banda X più 2. Non te le sto a spiegare, te ne frega un cazzo. Ok. Non penso che qui siano implementati, non so se mai la faranno una distinzione del genere. Poi anche nella realtà non si usano granché molto, giusto se in determinate situazioni di tempo meteorologico, eccetera. Ah, ho capito. E basta. Altre cose che ti devo dire sul radar le hai viste tutte. Ti dovrò spiegare cosa succede quando tu blocchi un bersaglio. Eh sì. Allora andiamo verso un bersaglio. Prendiamo l'autopilota. Ah, un'altra cosa. Se tu vai sulla mappa, sull'HSI, sì. Tu puoi andare su data, tu indichi un waypoint, in questo caso abbiamo solamente l'uno. Sì. Questo lo puoi fare diventare il tuo bullseye, e quindi cosa succederà sul radar? Che ti compare l'indicazione di dov'è il bullseye rispetto, in questo caso, al cursore. Quindi tu avrai due indicazioni: il bearing range del cursore, e cioè sì, qui, e poi hai il bulls del cursore, cioè qui ti indica dov'è il cursore rispetto al bullseye. Okay. Okay, quindi c'è appunto, se qualcuno che non sa dove sono io, devo dirgli un'indicazione, devo usare un bulls. Esatto, quello, se tu devi dire a un altro dove ha un contatto che è qui, ipotesi, vedi un contatto qui, tu gli dici: ho un contatto a bulls 127 a 38 miglia. Ok? Sì. Oppure se lo devi dare in bra, perché è il tuo wingman, ipotesi, lo puoi dare tranquillamente in bra, perché gli stessi tuoi dati, allora gli dici: guarda, ho un contatto a 21 miglia, a 21 gradi e 25 miglia. Ok? Capito. Sì. Quindi questo te l'ho detto, quest'altro te l'ho detto, andiamoci a cercare un bersaglio. Quindi noi cosa facciamo adesso? Chiamiamo l'AVAX, chiediamo un bogey dope. Ottimo, clean. Che culo che abbiamo. Ah, 347 per 90. A 347. 347 90 miglia, sì, ad aumentare, lui è a 16.000 piedi. Allora noi cosa facciamo? A parte che andiamo nella direzione per intercettare, ok? Avevo detto 346, quindi andiamo per 346
e lo vedi qui. Beh, io ho visto che usi, cioè tu quando vuoi, adesso per spiegarmi, visto che vedi l'immagine fissa, ma la usi in game o usi il trackier normalmente? Adesso ti ho fatto vedere l'immagine fissa per farti Sì. capire bene, però Ah, di che quindi tu non la solito usi quando voli. io uso il trackier, poi Sì, mi muovo certo. qui. Quindi stiamo andando verso di lui, ho aumentato a 80 miglia e poi in questo caso non ho bisogno di alzare non ho bisogno di alzare il cursore Sì, perché sempre meno la stessa quota. perché non ho bisogno di alzare il radar, scusa, l'alzo del radar, perché tra 46 e meno 36, va là che lo becco. Richiediamo un altro bra. Sì, giustamente guardando lontano guarda un fascio molto più ampio. Esatto. Più guardi lontano e più la porzione di cielo che vedi in elevazione è grande. E a 35.000 piedi, 332. Dovremmo cominciare a vederlo, ovviamente. Adesso che ci serve non lo becca, però mano a mano che si avvicina vedrai. Sì. Andiamo a vedere. Ecco, vedi? Ci è comparso quel contatto famoso. Eccolo lì. Allora, adesso vediamo se da questa distanza, non so se lo locca. Proviamo. Vedi che lui, quando premo il tasto per loccare, Si focalizza. il target designate si focalizza in quel punto, proprio dove c'è il cursore. Cioè, anche se non c'è effettivamente un contatto, lui Vedi? Lui si prova ad andare focalizza lì, lì. esatto. Tanto è sparito, comunque piano piano ci avviciniamo. Quindi automaticamente decade, quando facendo un lock decade il discorso anche del 2B, eccetera, cioè lui sta lì. Esatto, sì. Proprio lui si focalizza in quella porzioncina di cielo. Ok. Vedi come si sta là. Scusa, quei due spike 29 in teoria se ti giri verso di loro, se loro vedono te, dovrebbero uscire lì anche loro. In teoria sì, però tieni presente che il radar non è una scienza esatta. Guarda, 317 per 45. 317. Eccoli. Questi sono quelli di prima lontani. Sì, loro 80 miglia, quelli sono lontani. Questo, dobbiamo cercare 45. Questo spike. Quindi sempre per il discorso che è un cono, in realtà, non so, in basso a destra dello schermo, in basso a sinistra, sono porzioni cieche, sono angoli ciechi. Esatto, eccolo. Eccolo, si parte così. Esatto. Se non sbaglio si vede anche già sulla KD. Cioè, sulla KD proprio visivamente. Ci sta tirando, vedi? Eh sì. Era in alto, noi non lo vedevamo. Mi è venuto da spostare la testa per il trackier. Fight, cover me.
fai sensor select app, fai una cosa che è bore sight, quindi adesso noi lo vediamo e lo aggancia automaticamente, lo metto in pausa. Ok, abbiamo agganciato il nostro bersaglio, quindi adesso noi abbiamo alcune informazioni. Allora, automaticamente diciamo la portata del radar si è ridotta per darti un tipo di visualizzazione più idonea, no? Ok, l'ho fatto in automatico. E adesso cosa ti dà queste informazioni qui? Ti dice questo tipo di contatto, che quando è boxato in questo modo significa che è un nemico, che cosa sta facendo? Sta venendo verso di te. Questa zoom più di più perché non riesco a vedere bene. Ok, no. Ok, questo significa che sta venendo verso di te. Vedi questa stanghettina? Ah, ok. Altrimenti se ne sta andando sarebbe girata nel senso opposto. Sarebbe girata per di là. Ok. Oppure è tipo un suo vettore praticamente. Il suo vettore è quello. Ok. Ed è a 16.800 piedi. Ok, quella è la quota. Questo ti dice il closure rate, cioè a quanta velocità vi state avvicinando, e questo, okay, se non sbaglio, è il suo numero di Mach. Ah, ok, è il numero di Mach. Ok. Poi cos'hai che viene replicato anche sopra sulle DAP display? Questo pallino. Sì. Ti dà un'idea di dove si sta muovendo nello spazio. Lo vediamo qua. Sì. Allora, il nostro contatto è questo, indicato, sì, dal rombo. Quando è un rombo è un nemico, quando, okay, è un quadrato è un amico. In pratica questo pallino indica, diciamo, il suo vettore. Metti ipotesi, in questo momento sta venendo verso di noi, vedi? Sì. E praticamente tu immagina in prospettiva il pallino è dentro a questo rombo. Se lui, sì, si stesse allontanando, andando, che so, fosse flanking, probabilmente tu vedresti o il pallino di qua o il pallino di qua. Ok. Se tu metti questo cerchio, sì, metti il pallino all'interno di questo cerchio, sì, diciamo che hai il tuo missile, quando lo spari, spreca il meno energia possibile per andare verso il bersaglio. Ho capito. Se lui ci stesse flancando e il pallino fosse qua e tu ti porti col cerchio sul pallino, il tuo contatto è qui, però tu non stai sparando direttamente il contatto, sempre il discorso lag pursuit, pure pursuit, sì, lo manderesti il tuo... Dove c'è il pallino? Perché il missile cosa farebbe? Va sempre in lead pursuit. Mm-hmm. Quindi se tu già ti metti tu in lead pursuit dove c'è il pallino, lo agevoli. Agevoli il tuo missile. Quindi all'inizio non deve subito fare una curva, quindi perdere energia per arrivare lì. Certo. Quindi diciamo alla fine va più lontano, più possibilità di colpire. Poi ti dà un'altra indicazione, che sono questi due triangolini. Ok. In questo caso ne vediamo due perché ci sta venendo incontro. Allora, questo triangolino, allora, facciamo finta che sia flanking, ok? Ok. Allora, tu vedresti qui due triangolini, uno qui e ipotesi uno qua. Ok. Allora, questo, ti ricordi com'era con l'F-15 o no? No, non ho mai usato l'F-15 io. Ok. Quindi questo rappresenterebbe, allora, qui abbiamo un triangolino, qui in ipotesi ne abbiamo un altro. Allora, questo rappresenta la distanza a cui il tuo missile colpirebbe se il tuo bersaglio rimanesse sulla stessa rotta, non facesse nessun tipo di virata. Ok? Non tentassi fondamentalmente di scappare. Cioè... Allora, se tu spari, allora,
questo triangolino, poi c'è questa tacca. Ok. Allora, ipotesi. Allora, qui abbiamo un triangolino, qui un altro triangolino. Metti che la tua tacca è tra il primo e il secondo triangolino. Ok. Ok. Cosa significa? Che tu puoi sparare al tuo bersaglio, Sì. il tuo missile lo raggiungerà solo se lui non cambia rotta, non fa manovre evasive. Ok? Ok, cioè se l'attacca è fuori dai due No, triangoli. è qui. Qui c'è il primo triangolino, qui c'è un altro triangolino, qui c'è la tua tacca. Ok? Anche in mezzo, ok. Sì. Se lui non cambia rotta, io lo colpisco. Lo puoi colpire. Qui c'è il triangolino, la tua tacca metti che sia qui, Sì. come adesso, significa che tu lo puoi colpire indipendentemente da lui che faccia manovre evasive oppure no, oppure che se ne vada direttamente dalla parte opposta. Il tuo missile lo raggiungerà. Ok? Cioè avrà abbastanza Ok. energia per raggiungerlo. Che non è automatico che lo colpisca, però. Quindi, cioè, secondo questo ragionamento, anche adesso c'è una situazione similare che Sì. se lui manovra, Allora, fermi tutti. In questa sempre. situazione, i due triangolini in questo caso sono coincidenti perché lui sta venendo esattamente contro di noi. Ok? Questo triangolino invece sono tre triangolini. Ah, ok. 1, 2, 3. Questa è la distanza minima. Ok? Allora. In questo caso i due triangolini di prima sono coincidenti. Quindi noi possiamo tranquillamente andargli a sparare. Noi gli abbiamo sparato. Cosa sta succedendo? Compare. Allora, questo è il range, a quanta distanza è adesso, molto vicino, il nostro bersaglio. Questi sono quanto tempo dovrà passare prima che lo colpisca. Quindi fra 4 secondi lui lo colpirà. Esatto. Quindi for to target, ok? Andiamo a vedere. Ci ha colpito prima lui. Comunque, in quella situazione, quella situazione che hai visto prima, il nostro AIM120 è andato attivo subito. Comunque, hai capito il significato di quel cerchio e dei triangolini, Quindi il triangolino che rimane più a destra di tutti, cioè più nel senso, in senso antiorario di tutti, la distanza minima. In quel caso erano sovrapposti, quindi ho poi due triangolini che mi indicano il fatto se sono, diciamo, in una posizione, possiamo dire, vantaggiosa o svantaggiosa. sì. Perché se appunto se sono in quella situazione lì mi trovo che solamente nel caso in cui faccia rimanga invariato riesco a colpirlo. Mentre invece quindi se l'attacca è prima del triangolino diciamo di quello in mezzo Sì. invece è molto più facile colpirlo. Sì, diciamo che il tuo missile avrà abbastanza energia per raggiungerlo indipendentemente dalle manovre che fa. Ok? Quindi invece se tutti i triangoli sono prima dell'attacca, vuol dire che praticamente non lo colpirei. Sì, poi questo è il cerchio, no? Qui c'è il triangolino che rappresenta la distanza massima Ok. Sì. con il bersaglio che non manovra. Se la tua attacca è qua, vuol dire che sei fuori portata. Certo, quindi l'attacca rappresenta il bersaglio e invece i Ok? Esatto. triangolini le mie distanze. Esatto. Insomma, minimo, medio Sì. e massimo. Ok. Sì, non è proprio istintivissimo, però ho capito. Adì. Sì, si legge in senso orario, ok. Grazie.
Tutto quello che devo sapere di base, però piano piano con l'esperienza, vabbè, sicuramente.